Sì, la mia vita a volte è dura, a volte wow, fra con questa tipa uso le dita, faccio swipe up, lei sembra figa solo se si mette Ray-Ban, capelli platino, il più punk, super saiyan, mi aumenta l'aura, mi scrive Laura, non vuole me ma vuole solo il mio Cayman, ho l'oro Vytra, tu hai l'oro Saiba, volevo dirti che sei un babbo ma lo sai già. Io arrivo dall'emocore, post-hardcore, che è un genere tutt'altro che hip-hop, e avevo una band a livello garage, quindi era semplicemente una roba per divertirsi. Io suonavo la chitarra e scrimavo, quindi facevo tutt'altro che questo. Poi però ho sentito un attimino il bisogno di cambiare genere, anche perché con quel genere non puoi tanto raccontare di te, ma è più esibizionismo, no, se vogliamo. Quindi ho iniziato con i vari, sai, Eminem, 50 Cent, insomma un po' i luoghi comuni dell'hip hop, dai quali tutti più o meno hanno iniziato. E ho iniziato a scrivere i primi testi non sapendo neanche quello che stessi facendo, perché era così. E YouTube e MySpace ai tempi furono le prime due piattaforme che aiutarono me e anche tanti altri, così iniziai a mettere sui primi pezzi, il primo su YouTube. E niente, mi chiamo un mio amico che lo faceva già da tempo e mi disse tipo: Gio, va che hai fatto 10.000 view in un giorno, che se le facessi ora già sarei finito, però ai tempi, no? E io gli dissi: ah, e quindi? Fai, ma che sono tantissime, io le faccio tipo in 3 mesi, e qua di là. Allora lì ho capito che forse c'era qualcosa che stava iniziando forse a succedere, e così poi continuai, eccetera, eccetera. Primi video low budget, prima etichetta indipendente, fin poi a Universal 2 anni fa, e il resto è storia, insomma. Il primo pezzo l'ho proprio fatto da zero, cioè ho detto, cioè non ho guardato un tutorial, sai, no, magari adesso probabilmente ci sono anche tutorial su come scrivere i pezzi, non lo so. Però mi sono proprio messo lì io e il foglio, e è uscita la roba, quindi non avevo uno in particolare da cui ho, un artista in particolare da cui ho preso spunto. Ne avevo alcuni che mi piacevano molto, ecco, però non ho sentito il bisogno di vedere come scrivesse un artista per prendere la sua penna. Ho iniziato a capire che stava diventando grossa con Forse ci si vede sulle stelle, che è un pezzo del 2011. Banalmente hanno iniziato a fermarmi per strada e quindi io dicevo: perché mi fermano? Cioè, wow, no? Chiamavo l'amico, oh, mi hanno fermato per strada. E poi i commenti, no, sai, su YouTube. Poi c'era Facebook ai tempi, che stava iniziando a prendere piede con la pagina Facebook dell'artista, non c'era ancora Instagram. E quindi niente, i primi commenti, i primi messaggi, le prime foto in giro, le views, eccetera, eccetera. Gli ho detto: ok, allora forse sto facendo la cosa giusta, vedremo. E allora poi ho deciso di continuare così. Black Mood segna proprio il cambiamento radicale, nel senso che, ti dico la verità, mi ero un po' rotto, passami i termini, i coglioni di, non so come dirti, di fare qualcosa che fosse a tavolino per le teen, cioè, no? Perché comunque non sono al 100% così io, venendo appunto poi dal post-hardcore, dall'emo-core, era più una roba. Ero sempre io, per carità, però non era esattamente quello che volevo fare. Quindi Black Mood è un disco emo-trap, nel senso che penso di essere forse l'unico in Italia che può farlo, può permettersi di farlo, perché comunque vengo da una band emo-core e quindi ho deciso di unire l'emo-core con l'hip-hop, no? Quindi sonorità rock e tematiche un po' così. Tra l'altro nel disco ho suonato io tutte le chitarre, e questo penso sia un valore aggiunto che in questo momento la scena non ha tanto, no? E quindi questo, sicuramente nel passato
avevo molti più filtri, mettevo molti più filtri nei testi, sul modo di comportarmi sui social, sul modo di esprimermi, appunto perché i teen, a una certa mi sono rotto un po' le palle, ho detto no, io perché devo far finta di essere quello che non sono o farlo a 70%, cioè perché non devo dire la verità, perché se sto male non devo dire che sto male sui social o scriverlo nei testi e dirlo in un modo che la gente possa accettare, no? Perché devo dire quello che la gente vuole sentirsi dire? E quindi ho detto io sono così, faccio questo, sto male, metto la foto dello Xanax, non mi interessa niente di quello che pensa la gente. Se sto bene metterò una foto in cui sono felice, se sto male metto una foto in cui sto male. Stessa cosa nei testi, no? Cioè, senza filtri. Quando prendo una decisione alla fine ci vado fino in fondo, non torno sui miei passi, oppure non è che faccio una prova, vediamo come va. Sicuramente ci ho pensato, nel senso non è che ci ho pensato se farlo o no, ho pensato molto alla conseguenza sul mercato di questa decisione, ma preferisco sinceramente prendere una decisione che mi faccia star meglio artisticamente e anche personalmente, perché ti dico la verità, scrivere questo disco è stato autoterapia per me, che fare una cosa forzata a tavolino o anche in piccola parte a tavolino, no, non, perché? Cioè non è arte, cioè secondo me l'artista deve fare quello che veramente ha dentro e al di fuori mostrarlo, non so come dirti, quindi secondo me è la cosa migliore. E se dobbiamo parlare poi di marketing, la nuova wave è questa secondo me, perché comunque la trap, da quanti anni c'è solo la trap? Poi c'è stata la roba del reggaeton, che adesso anche quella sta prendendo super piede. Però oltre a questo, cosa c'è in Italia? Il pop? Ancora? Basta, raga, cioè le classifiche parlano. Noi ci svegliamo sempre dopo. Mi sono guardato intorno e ho detto io posso farlo, ma non perché so suonare la chitarra e basta, perché ho un passato, un background che è quello. Io mi pompo ancora adesso i Silverstein, gli A Day to Remember, i Taking Back Sunday, i primi di Horizon. Non è che ascolto solo trap o solo quello che c'è nella chart di Spotify, capito? Quindi ho detto è questo quello che devo fare per forza. Siamo nel 2020, devo portare indietro i 2000. C'è una cosa, ti dico un piccolo aneddoto. Praticamente negli anni 80 è tornata di moda la musica e lo stile degli anni 60. Negli anni 2000 è tornata di moda la musica e lo stile degli anni 80. Ora siamo nel 2020 e guarda caso, oltre a me, dico, nel panorama mondiale, tutti si stanno avvicinando a questa roba. Cioè Halsey, adesso Youngblood, MGK ha fatto un disco, non dico emo trap perché non è completamente emo trap, però sonorità molto rock nell'hip hop. Post Malone, Juice WRLD, cioè ce ne sono miliardi. E in Italia mancava, quindi bella lì, insomma. Io credo molto nel destino, no? Cioè, se ora mi cade, spero di no, il neon in testa, è perché doveva succedere. Perché magari mi fa star fermo 10 minuti in più qua, perché se mi fossi alzato lì, magari lì succedeva qualcosa di peggio. Non so come dirti, no? È la mia filosofia. Quindi questa filosofia la applico anche in tutto il resto, nel senso che secondo me se non sono diventato amico di Tizio, Caio Sempronio e che poi bla bla bla, è perché doveva andare così. Cioè anche nelle cose negative c'è sempre un po' di positivo, nel senso, non so, un ragazzino di 13 anni va a un contest di freestyle, ti sto dicendo una puttanata, e perde, magari se avesse vinto poi non sarebbe riuscito tra 4 anni a, non so, a fare l'artista, perché si impegnava solo sul freestyle. Cioè non so come dirti, non so se mi segui. E quindi boh, penso che semplicemente sia dovuto succedere così ed è successo così. E con alcuni sono in buoni rapporti, con altri ero in buoni rapporti, con altri non ho mai avuto il piacere di conoscerci, insomma, vedremo. Se devo andare a scovare il perché a tutti i costi, magari alcuni della scena rap magari mi hanno un po' allontanato, probabilmente è perché i numeri non bastavano,
ma perché il genere musicale non bastava, diciamo, no? Nel senso che io posso capire un due pechegno che vede i miei numeri e dice: ah cazzo, però fai i numeri questo, però cazzo fa roba troppo per, cioè non c'entra niente con la mia roba, no? Eppure quando uscì il dissing a Junior Kelly, ti dico che veramente tanti haters che fino al giorno prima mi insultavano sotto le foto mi hanno scritto in privato dicendomi: frate, ieri ti ho insultato sotto la foto, invece adesso ti sto facendo i props, perché non sapevo che sapessi rappare così bene. Cazzo, fai i pezzi dove rappi così, no? Poi ovviamente non è che se devi seguire tutti, fai questo, poi fai It's Mania Dance come vogliono loro, no? Però ti dico, probabilmente, tornando al discorso di prima, il motivo è questo. Magari, mi immagino alcuni che si siano detti tra di loro: cazzo, però se rappasse, sai che il pezzo ce lo farei? Non lo so, magari no, magari lo stesso. Non... Però probabilmente se devo cercare un perché è questo. Ascoltate di recente Youngblood, Dining Designer, Travis Scott. Lil Peep, Yan Dior, Lil Xan, Trippie Redd, Lil Pump. Da Global Dan gli ho mandato il concept del disco, ha scritto: oh shit, fire, gli ho scritto: yeah bro, here we are, 2 days left. Allora, una cosa che ho notato è che e che non ho notato in tutti gli artisti, cioè penso sia una cosa abbastanza rara al giorno d'oggi per colpa di talent e per colpa di tante cose, è che io ho sempre avuto una fan base, non tutti chiaramente, ma un buon 90% di persone che mi seguivano all'inizio ci sono ancora, cioè io ho visto veramente persone ai miei firmacopie anche l'anno scorso e che sicuramente vedrò anche quest'anno, che riconosco, nel senso: ah, ma tu c'eri nel 2013, cioè quando avevo il ciuffo giallo in piedi, che schifo, no? Quando avevo la metà dei tatuaggi, ti ho sempre seguito. Questa è una figata, perché significa che secondo me i fan veri, i real fan esistono ancora. Perché come ti dicevo 2 secondi fa, i talent hanno un po' ucciso sta roba, no? Io per fortuna non sono andato a nessun talent e grazie a Dio quando sono andato quella volta lì, vedi, il destino, ho perso subito la prima fuori. Meno male, se no non avrei firmato per Universal, non avrei fatto i Platini, non avrei fatto l'Alcatraz. Secondo me doveva andare così. Però, rewind. Se vai a un talent e esplodi dopo 2 mesi che sei su Canale 5 e fai i palazzetti, poi l'anno dopo, guarda caso, a parte 4, di cui non facciamo i nomi, dove sono? Al punto di partenza. Quindi secondo me è meglio farsi la gavetta, meglio farsi tanti anni sul web e basta. Io grazie al cielo ne approfitto per dire a tutti quelli che mi dicono: ma tu sei solo sul web. Ma non è vero, cioè io grazie al cielo senza Sanremo, senza i talent, i paganti li faccio. Ho fatto l'Alcatraz l'anno scorso sold out. C'è gente che dopo Sanremo, dopo un mese, raga, di Sanremo, o dopo qualche talent grosso, senza fare nomi sempre, non riempie. Quindi ditelo loro, cioè non a me. Ecco, una cosa che vorrei e che spero di riuscire a fare è fare un po' quello che ha fatto Sfè con la trap, no? Nel senso, quando Sfè ha iniziato a esplodere, a spaccare, nel vero senso della parola, si è creata tutta un'orda di scena, di sottoscena trap, no? Alcuni poi sono riusciti a spaccare, altri no, però lui è stato mega pioniere. Io voglio fare la stessa cosa con l'emo trap e sta succedendo nei giorni attuali una cosa molto carina, molto figa, cioè mi sta scrivendo un sacco di gente, molti ragazzini con 100 follower, cioè zero, ringraziandomi del fatto che io stia portando in Italia qualcosa che loro vorrebbero che esistesse, no? Nel senso, e questa è una roba che vorrei sviluppare nei prossimi 2 anni, cioè vorrei arrivare tra 2 anni a prendere un po' i meriti del fatto che ci sia una scena emo trap in Italia, no? Questo sì, questo sarebbe veramente 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 figo.
Una cosa di cui sono orgoglioso è, boh, probabilmente la coerenza. La coerenza semplicemente di tutto quello che ho fatto e questo, semplicemente questo. Una cosa di cui mi pento invece, non averlo fatto prima. Non averlo fatto prima, non aver fatto, cioè, forse adesso non voglio essere ripetitivo con sta roba del destino, anzi basta. Forse doveva andare così. Basta, adesso veramente basta. No, beh, a parte gli scherzi, magari se l'avessi fatto prima non sarebbe stato il momento giusto. Black Mood ho iniziato a scriverlo un anno e mezzo fa circa, no, forse un po' di meno, un annetto qualche mese. E niente, eravamo in studio io e Sam Lover, il mio produttore, e ci siamo guardati e abbiamo detto: bro, facciamolo. Cioè, senza dirci facciamo un disco trap, ci siamo guardati, io avevo la Les Paul in mano, stavo facendo un giro dei Blink, ci siamo guardati e abbiamo detto: facciamolo. E scrissi il giro di chitarra di Ti Amo Ti Odio. E niente, poi da là ti dico la verità, è stato tutto inerzia, cioè l'abbiamo fatto e mi ha detto: che figata, questo non c'è in Italia, che figo, con gli 808 e la chitarra, cioè il kick che spacca tutto quanto, la yet altissima, cioè figo, no, non c'è l'autotune, però con le top line emo, il ritornello emo, però con l'808, che figata. E niente, poi da lì è stato figo. E io in playlist avevo Global Dan, che è tipo un grande esponente dell'emo trap in America in questo momento, e che tra l'altro è appena uscito con Jeezy, quindi bella, dopo gli devo scrivere. Vabbè, e me lo pompavo di brutto su Spotify, ho detto: cazzo, sarebbe fighissimo averlo nel disco, ma tanto appena, cioè, ha fatto un pezzo con Jeezy o doveva uscire dopo, non mi ricordo. E alla fine ce l'ho nel disco e ho detto: che figata. Perché sai, quando hai un artista che ti senti da 3 mesi e dopo ce l'hai nel disco e in 2 settimane ti manda la strofa, boh, è fighissimo, non so come dirti. Oltreoceano poi, no? Che non ti puoi neanche beccare. E niente, poi da lì, in realtà, dopo che ho chiuso il disco, quindi a giugno, ho conosciuto altri 2 artisti, ma tipo 16 volte più grossi di Global Dan. E mi sono mangiato le mani, perché ho detto: non potevo conoscerli 3 mesi fa, gli mettevo nel disco pure a loro, no, conosciuti dopo, vabbè, però big news in arrivo, quindi ci saranno poi. E se magari sono in giro e mi viene una frase figa, piglio l'iPhone e le note e la scrivo. Se mi viene una melodia figa, prendo le note vocali dell'iPhone e me la segno. Poi vado in studio e dico: ah, in sto pezzo ci starebbe bene questo, e lo metto. Per questo album ti dico molto meno, per questo album è stato più una roba costante, cioè giorno, notte, notte, giorno, giorno e notte, prendevo la chitarra, facevo dei giri di chitarra, li registravo, Sam faceva le batterie, scrivevo, facevo la top line, oppure litigavo con la tipa, non lo so, e invece di riappacificarmi con lei, speravo di stare peggio per scrivere. Lo so, è un po' una cosa matta. Stavo male per i cazzi miei a casa, paranoie, depressione, tristezza, malinconia, scrivevo. Andavo in studio e registravo. È stato un po' così, per questo l'ho chiamato Black Mood, anche perché volevo rispecchiare il fatto che non sia stato, che io non stia molto bene e che non sia stato molto bene durante il processo di lavorazione del disco. E cazzo, è real davvero. Oggi mi sento bene, oggi. Però sai, a volte quando sorridi e fai lo scemo, non è detto che tu sia bene per forza, sai, ci sono delle cose dentro qua che a volte non vanno come dovrebbero andare. Però sono contento e mi è servito moltissimo scrivere questo disco, cioè, come ti dicevo prima, è stato molto autoterapeutico e spero, non l'ho fatto apposta per la gente, cioè non ho fatto sì che sia terapeutico magari anche per la gente che lo ascolta, però se lo fosse sarei più che contento, cioè ben venga. Bella S Magazine, ci vediamo alla prossima. Black Mood, yeah. Voglio vederti che mi dici, voglio vederti che mi dici. Voglio vederti che mi dici, voglio vederti che mi dici.